Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, il piano strategico Taranto futuro prossimo, una occasione che la Regione dà al territorio tarantino, un'enorme occasione, ecco, illustriamola così per sommi capi. Da 2 anni un lavoro intenso iniziato nel 2018 che ha visto ad esempio nei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno 7 riunioni tematiche qui all'interno della città di Taranto, all'interno di Palazzo Pantaleo, con l'organizzazione dell'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile, Asset, poi la consultazione online del mese di giugno, un lavoro interessantissimo di confronto con enti locali, sindacali, associazioni datoriali, ordini professionali e alla fine la presentazione di questo piano che abbiamo approvato un paio di settimane fa in giunta regionale, che è appunto il coronamento di questo lavoro. Parliamo di 1.380 milioni di euro di risorse, tra quelle previste per il CIS, quelle per il piano per la Puglia, il patto per la Puglia, quelle a disposizione dell'autorità portuale e quelle a disposizione degli enti locali e dell'Arca Ionica. Sono interventi straordinari, interventi che ridisegnano la città, ma chiaramente su un piano che, come i piani di terza generazione, è un piano flessibile, un piano pronto a subire ulteriori modifiche qualora ve ne fosse necessità. Parte dall'analisi della città, dell'isola madre, che non è più città vecchia ma è l'isola madre, e poi con delle corone che pian piano si allargano intorno al perimetro da dove parte questo piano, che è appunto il cuore pulsante della città, che è l'isola. E quindi quartieri, prima il quartiere, la prima corona che è il quartiere, diciamo il borgo e il quartiere Tamburi, poi i quartieri più periferici, sino ad arrivare nella quinta corona nei comuni limitrofi, nei 15 chilometri della città di Taranto. Quindi è un piano che interessa quasi 400.000 abitanti, 16 comuni, che riesce a dare uno sguardo importante rispondendo essenzialmente a 2 domande. La prima: può svilupparsi questa città rispetto ad un invecchiamento e rispetto al fatto che tantissimi giovani vanno via da questa città? La seconda: può questa città svilupparsi con un'economia alternativa a quella dell'acciaio, della monocultura che abbiamo vissuto per 5 decenni? A queste risposte noi rispondiamo di sì, che si può invertire quell'invecchiamento repentino della città di Taranto e quindi mantenere qui i nostri cervelli, le nostre giovani generazioni, e dall'altro avere uno sviluppo ecocompatibile che riesca ad andare oltre alla monocultura dell'acciaio, ma che, si badi bene, non può essere fondato soltanto su un'economia turistica, perché è impossibile mantenere un'economia di una provincia soltanto con i dati interessanti, positivi e che noi vogliamo stimolare del turismo, ma che bisogna sapere andare avanti con un'economia e con una politica industriale ecocompatibile fondata sull'innovazione, sulla ricerca e sull'internazionalizzazione.